Con Adele Lo Feudo ci siamo sentiti quasi per caso. Io ho letto la sua storia che ha scritto su Facebook e non potevo pensare che Adele Lo Feudo avesse vissuto quello che tutti chiamano l'inferno. A cominciare da quel 7 di marzo che resterà impresso nella tua memoria. Lo diciamo, sei uscita dal coronavirus. Ci sono tante persone da ringraziare, tante persone ti sono state vicino, tutto. Ma adesso raccontiamo piano piano. Che cosa succede il 7 di marzo? Allora, io praticamente il venerdì, dovrebbe essere 6 marzo, sono stata in palestra. Frequentavo un corso per la posturale, perché dipingendo ovviamente sto spesso con la testa piegata e quindi proprio per evitare i mal di testa e le cervicalgie, sono andata lì in palestra. C'era una signora che onestamente non avevo mai visto, credo 5, 6, 7 anni più di me. A vederla, a ripensarci adesso, era un pochino... Non stava bene, cioè era un pochino acciaccata, diciamo così. Questa signora è entrata, nella stanza erano disposti i materassini e lei si è messa proprio alla mia destra. Siamo stati un'ora insieme durante questo corso di posturale e nell'arco di un'ora lei ha tossito 3 volte, perché me lo ricordo. Ha fatto 3 colpetti di una tosse secca. Io onestamente, quando ho sentito questi colpi, sono sincera, ho pensato male. Ho detto, ma se uno è ammalato, perché non resta a casa? Anche perché gli altri, insomma, pensano chissà questa cosa. Effettivamente era così, era ammalata. E poi sei tornata a casa e sono iniziati i sintomi. Sì. Dicono tutti ci vogliono 14 giorni, 10 giorni, tu invece sei tornata a casa e hai Subito. detto me lo sono Sì. beccato. Sì, io ti dico la mattina praticamente del sabato, che era 7 proprio, mio figlio mi chiede: mamma, mi fai una lasagna? Io, mentre stavo, diciamo, iniziando a preparare, mi sono sentita come quando ti viene l'influenza, ti viene qualcosa, come qualcosa che arriva. Sono una persona particolarmente sensibile, mi rendo conto che mi accorgo, faccio un esempio, anche quando prendo una medicina, mi fanno subito gli effetti collaterali, oppure in ospedale, per esempio, mi hanno dato una medicina che era antinfiammatoria, però appena io l'ho presa, io ho sentito subito l'effetto nello stomaco e ho chiesto: scusate, tra gli effetti collaterali c'è questa cosa? Ho detto: sì, signora, effettivamente ammazza, l'ha presa la prima volta. Quindi sono molto sensibile. Mi sono accorta subito che mi stava arrivando qualcosa. Ho fatto una camomilla, ho messo il miele, un po' di grappa e il limone. Mio figlio ha detto: mamma, ti fai la bevanda alfa, perché mi prende in giro, che dice che io. E poi mi è passato un po'. Il giorno dopo, la domenica, la stessa cosa, io di nuovo mi sono fatta questa cosa calda, però dal lunedì mattina, ti dico proprio in tutta sincerità, alle 5 del mattino, perché io di solito mi alzo più tardi, che mi corico tardi la sera, dormivo qui verso la finestra sul mio fianco destro, ho sentito tutto un bruciore che mi scendeva da qui fino, diciamo, sotto al seno, quasi insomma inizio stomaco. Ma non era come quando tu prendi freddo normalmente, era come qualcosa di, non solo bruciava, graffiante, come qualcosa di ruvido. E poi mi sono sentita come un colpo, tanto che mi sono preoccupato, ho detto: ma che mi è venuto? Mi sono alzata e sono andata in bagno. Io ho problemi che quando mi viene il raffreddore mi viene un pochino di tracheite. Avevo il Ventolin, che il dottore mi ha detto lo tenga, anche perché sono allergica medicinale, cioè non si può mai sapere. Sono andata in bagno, io mi sono spruzzata un pochino di questo Ventolin perché mi sentivo come non respirare bene. Quindi questa cosa, diciamo che mi è venuta subito. E poi, nei giorni dopo, ho iniziato che io mi sentivo ammalata, prendevo il termometro, misuravo la febbre, 35,4, 35,6. A casa mi prendevano in giro perché non mi credevano, dicevano: ti sei suggestionata, siccome quella signora ha tossito, mo tu pensi che chissà. Ho detto: no, mi dovete credere, io mi sento, non mi sento, mi sento come avessi la febbre, mi sento ammalata, ma non so che cos'ho. Ho iniziato così praticamente. E poi dal venerdì è arrivata la febbre, ecco. Quindi una settimana per arrivare la febbre. Ecco, poi è arrivata la febbre. La cosa straordinaria è che tu non hai infettato tuo figlio Sì, e tuo marito. Cioè, perché io pensavo male. lo straordinario è che tu, nonostante la vicinanza, non gli hai fatto nulla. Quindi voglio dire, a Sono volte stata basta. anche fortunata, forse.
A volte basta il tossetto, il colpetto di Sì, tosse dietro la schiena, accanto, e a volte magari ci stai tutto il giorno e non succede. Poi ti hanno detto: ma lei è stata in quella palestra il giorno tot, perché probabilmente già era stata segnalata lo stesso problema. Da questo punto di vista devo dire che l'indagine fatta dai medici della ASL sia stata una cosa fatta bene, insomma, no? Sì. Perché No, erano io riusciti a non ho capire nulla che da tu dire eri lì. sull'ASL, sono stati bravissimi. Cioè, ancora adesso mi chiamano, ieri sera mi hanno chiamato, signora, come va? Come sta? Ti chiedono il decorso, ti chiedono se sono migliorate le cose. Cioè, onestamente, sono sincera, la mia è stata un'esperienza positiva con la sanità. Cioè, sono proprio sincera, non potrei dire diversamente, perché mi hanno salvato a partire dal ragazzo che mi ha soccorso. Io il mercoledì, quindi ero ammalata, fai conto, dal venerdì avevo la febbre. Il mercoledì sera mi è finita la febbre, ma prima che mi finisse, nel pomeriggio, mi arrivò una telefonata dall'ASL. Si presentò una dottoressa e mi disse: guardi, io la chiamo dall'ASL, mi pare il Perugino abbia detto, e dice: signora, io le devo fare una domanda. Lei frequenta la palestra Energy? Sì. Lei venerdì era al corso di posturale alle 9? Ho detto: sì, io c'ero. Ho detto: ma perché? Lì ho capito. Dico. E mi ha detto: no, perché c'è stato un caso di coronavirus. La persona che si era infettata non ha voluto dare nemmeno il nominativo. Invece io, diciamo che quelle persone che ho frequentato il sabato mattina e lunedì mattina, io a tutti ho fatto dare il mio nome e le avevo già, ero già in contatto, sapevo che stavano bene, però mi era sembrato giusto, corretto, doveroso avvisarle. E quindi mi dice: signora, guardi, probabilmente lei ha il coronavirus, perché ho spiegato, io sto male, non lo so che ho. Avevo informato il mio medico, mi aveva dato da prendere la tachipirina. Questa febbre non è stata altissima a me, nonostante questa avessi la polmonite, cioè ha fatto 38,4, è stato il picco. Prendevo la tachipirina, scendeva, risaliva. Prendevo la tachipirina, scendeva, risaliva. Ma mi sono accorta che mi facevano male le gambe, mi sentivo tutta sana, non mi sentivo bene. Cioè, io non sentivo più neanche il caffè. Io amo il caffè con la cannella, quindi né come olfatto né come gusto. Io non sentivo niente. Lì mio figlio non ha iniziato a credermi. Da premettere che l'unica esperienza negativa è stata che la domenica sera, che io stavo male, mio figlio si è preoccupato, mio marito non c'era. Dice: mamma, chiamiamo al 1500, perché era tardi, quindi non c'era altro numero. Mi risponde un ragazzo, un operatore da Roma, e mi dice: signora, mi dica che ha. E io ho raccontato i sintomi che avevo, che c'avevo l'affanno, un peso, avevo un dolore al petto, io già c'avevo la polmonite. Secondo me mi ha preso quel lunedì mattina alle 5, quando io ho sentito, cioè, come un attacco, io non mi so spiegare, proprio come un'invasione. E lui mi ha detto: signora, ma non si preoccupi, lei sicuramente soffre di tracheite, vedrà che non è nulla, domani lo dica al medico, potrebbe essere un problema di cuore. Io non ho avuto mai problemi di cuore, mi è venuto adesso. Sono rimasta così. Quindi, così si è svolta Quindi da una parte la nostra ASL si comporta in una maniera ineccepibile, dall'altra si pecca di presunzione e non si dà il corso a quello che potrebbe essere una richiesta d'aiuto, È no? stato sottovalutato, non è stato capito quello che avevo, e io effettivamente avevo questo peso al seno. Ho detto: io sono stesa, mi sento una cosa qui, ho la sensazione di avere il reggiseno come se stretto, faccio un esempio, ma non ce l'ho, ma io mi sento sta cosa, mi sento bene. Allora, il ricovero al Policlinico di Perugia. Sì. Allora, adesso lo dico un po' col sorriso, perché ho passato il periodo critico. Sono sincera, non è stata una bella esperienza e non la auguro a nessuno, perché il mercoledì, io praticamente la sera mi è finita la febbre. Il dottore, siccome il giovedì mattina dall'ASL, il mercoledì mi avevano detto che il giorno dopo mi avrebbero fatto il tampone, mi dice: per sicurezza, per non alterare l'esito, non prendere più la tachipirina, anche se non bene non ti senti, non prendere l'antibiotico che mi aveva dato. Io non lo so se questo abbia inciso. Comunque, io nel pomeriggio, dopo fatto il tampone, ho iniziato che stavo male. Stavo qui a letto, dopo non ho voluto neanche cenare. I miei mi hanno visto che io stavo, diciamo, proprio come quando uno sta male, fa fatica a respirare, ecco, ha dolore. E man mano che si è arrivata la sera, loro mi hanno visto sempre peggio. Ho iniziato che non riuscivo a respirare. E non proprio avevo, mi sentivo come se avevo un muco, avevo qualcosa qui, ma io non riuscivo a respirare. Cioè, avevo questa infiammazione, questa cosa graffiante, un affanno, un affanno.
tanto che mi aveva telefonato giorni prima Franco Venanti, il maestro Venanti, e parlando mi ha detto: Adele, ma io ti sento una voce strana, un affanno. Cioè, io si capiva che c'avevo qualcosa già da giorni, parliamoci chiaro. Certo. E mio marito si è preoccupato, hanno chiamato il 118 e siccome hanno visto che io peggioravo, cioè respiravo sempre più e non riuscivo a respirare, la mia fortuna sono state due cose. Prima il Ventolin, che fortunatamente avevo a casa, sempre per quel discorso dell'allergia, l'ho detto, fatti qualche spruzzata di Ventolin. Quindi io mi sono fatta 5-6 spruzzate, effettivamente un pochino mi ha aiutato. E poi è arrivato il 118, è venuto questo ragazzo, Federico. Devo dire che il ragazzo è stato bravo, professionalmente parlando, umanamente parlando, ed è stato anche tempestivo, cioè, io non so come dire, lui ha capito la gravità perché mi ha misurato i respiri, ha visto che in un minuto io non ne facevo 15, ne facevo 16, ne facevo 35, cioè ne facevo di più e andavo sempre più in affanno. Quindi ho detto no, non possiamo aspettare neanche il lettino che sale da sotto, che c'era l'altro. Dice no, subito mi ha acchiappato, mi ha messo sulla sedia e siamo partiti di corsa. Quindi sono sincera, il ricordo è, io che non mi sentivo bene, non riuscivo a respirare, mi sentivo malata, proprio non male. Questa cosa di corsa nella notte, sono sincera, e mi sono rimasti impressi gli occhi di mio figlio e di mio marito. Cioè mio figlio aveva degli occhi atterriti, io per quegli occhi sono tornata, perché ho detto non posso lasciare mio figlio, che come donna io sono stata sempre pimpante, non lo posso lasciare con questo ricordo legato a me. Ecco. Al policlinico c'è la visita e poi dopo ti portano a Pantalla, no? Sì, e, sì. E tu mi hai raccontato l'estrema cura con cui hanno fatto tutti i passaggi. Sì. Tu trasportata e dietro quello con il disinfettante che facevano. Quindi sì. Tu hai visto con i tuoi occhi quello che purtroppo cadeva, sì. No? Che ancora sì. Sei stata lucida per tutto il periodo quindi hai potuto vedere. Sì. Secondo te, negli altri posti sbagliano il modo di relazionarsi, sbagliano l'ospedalizzazione, sbagliano l'approccio alla malattia, a volte sì. come il caso del 15.500, si pecca di sottovalutare il problema? Io ti parlo in assoluta franchezza. Allora, io sono stata fortunata, perché comunque ti faccio un esempio. È arrivato Federico che mi ha subito soccorso in ambulanza, regolandomi l'ossigeno, mi ha messo seduta, visto che stavo male, mi ha messo stesa, cioè è stato bravissimo, non ha pensato neanche, per farti capire, neanche alla sua salute, perché non ha tenuto più la distanza, cioè per aiutarmi ha capito questa da un momento alla... Quindi mi ha fatto un elettrocardiogramma a volo, ha fermato l'ambulanza. Poi sarei dovuta andare a Pantalla. Federico si è reso conto che io non ce la faccio, cioè non stavo bene. Quindi ha detto no, ha chiamato, ha detto guarda che questa persona va vista, non ce la fa arrivare a Pantalla. E quindi praticamente era pieno a quella notte al Silvestrini, ti voglio dire questo. Però mi hanno fatto andare, mi hanno fatto fare un percorso dove nei corridoi, guarda, sembrava un film di fantascienza. Cioè, tutta imbracata io, imbracati loro. Quando facevi dei percorsi tipo con dei semafori, quando ti davano l'alto e il via, dietro un ragazzo, mi è dispiaciuto che quell'immagine ce l'ho in testa, ma non è facile dipingerla. Un ragazzo alto, tutto bardato, con un disinfettante enorme, che tra l'altro si vedeva che faceva si stancava, capito? Per fare tutti faceva fatica. Faceva fatica, cioè erano stanchi anche loro. Lo stesso Federico ha detto a me a un certo punto: sono sudato fradicio, perché tra l'agitazione, tra la situazione, vedere persone che di continuo, lui mi ha detto che ha visto una bambina di 2 anni, che un ragazzo, adesso lei, cioè giustamente anche emotivamente queste persone molto provate, mi ha portato lì in una stanzetta che prima hanno disinfettato prima di far arrivare me, quindi tutto studiato, devo dire. Al Silvestrini sono stati bravissimi, eppure è stata una cosa fatta d'emergenza, di fretta, non è che erano, come posso dirti, non erano organizzati. Ho notato che, diciamo, l'intervento principale che mi ha salvato è stato fatto tra Federico e l'arrivo lì, che hanno visto subito che c'avevo, mi hanno anche rassicurato, il dottore che mi ha fatto l'ecografia, poi di nuovo lì e mi ha fatto la radiografia, mi ha detto stai tranquilla, c'hai la polmonite, ma è solo su di un lato principalmente, ce la puoi fare, stai tranquilla.
mi sono serviti gli insegnamenti del ragazzo in macchina, in ambulanza, perché lui per esempio mi ha detto come dovevo respirare. Ti dico la verità, io non ne avevo idea. Mi ha spiegato che quando ovviamente tu non riesci a respirare, ti agiti, ti affanni e respiri ancora più forte, quindi i polmoni si vanno in tilt. Mi ha spiegato calma, calma, basso il respiro, poco poco, più tu respiri poco, più i polmoni ripartono. Quindi quelle cose che mi ha detto io le ho tenute per preziose. Quando sono arrivata lì poi in ospedale, mi hanno iniziato a mettere l'ossigeno, prima più forte, poi più piano, cioè io ho fatto, diciamo, una serie di giorni, sono stata 6 giorni al Silvestrini, piano piano, con le cure anche, tutto il resto, ho iniziato a migliorare. Ti parlo in assoluta franchezza, la degenza, poi il passaggio a Pantale è venuto quando già, secondo loro, io ero fuori pericolo, cioè va bene, tutto a posto, quindi da Perugia mi ero trasferita a Pantalla. A Pantalla, ti faccio un esempio, la struttura di Perugia è una struttura più antica, perché era stato adattato il padiglione, non so se è proprio quello di cardiologia, il padiglione vecchio che sta al Silvestrini, quindi non c'era, faccio un esempio, un esempio sciocco, però il letto di Perugia non era il letto di Pantalla, molto più comodo, un lettino stretto, scomodo, ma era una cosa d'emergenza. Però c'era l'efficacia dei medici, capito, che sono stati bravissimi, cioè che comunque venivano vicino perché alcune cose ti dovevano controllare, quindi rischiavano anche loro. Aprivano tutte le finestre perché le stanze non erano come quelle di Pantalla, che era un ospedale più nuovo, quindi le stanze erano a pressione negativa, significa che era tutto, tutto ermeticamente chiuso. No? Le vetrate non si aprivano, i letti sicuramente erano più comodi, erano ogni stanza 2 lettini e c'era questa sorta di risucchio dell'aria dall'alto, stanze create proprio per chi ha queste diciamo malattie tipo la SARS, tipo l'HIV, perché io sono stata curata con questo tipo di cura che certo. Mi ha fatto effetto fortunatamente. Certo. Io non mi posso, sono sincera Giampiero, io mi sono trovata benissimo, sono stata fortunata a trovare la persona giusta che mi ha soccorso a casa, che mi ha portato a Silvestrini, i dottori sono stati bravi, io mi sono impegnata, devo dire c'è molto, ho capito anche della partecipazione tua. Ora, ritornando al 1500, il ragazzo che ha risposto non ha capito la gravità della situazione, io stavo male già da domenica, cioè parliamoci chiaro, se non arrivava Federico per tempo io mi ero soffocata. Cioè, te lo dico proprio sinceramente, che non riuscivo più a respirare. Quindi mi è andata bene, sono stata fortunata, ma ho trovato delle persone brave, valide, professionalmente e umanamente. E ti dirò, non mi dimenticherò mai che il sesto giorno, quando hanno detto che poi dopo io andavo a Pantalla, e mi hanno fatto capire, vedi che vai a Pantalla, quindi stai migliorando, è una fase successiva, dove anche lì si facevano una serie di tappe, man mano che miglioravi, quindi tu capivi da solo, sto migliorando. A Pantalla, prima di andare, sia la dottoressa Beccattini è venuta a salutarci, lei si occupava appunto dei polmoni, sia il responsabile, il dottor Agnelli, una persona adulta che io credo che abbia dato la sua disponibilità, che sia tornato al lavoro per la sua esperienza, quindi mi ha commosso, che rischiava anche tanto, perché se io a 52 anni mi stava avendo un accidente, una persona più adulta potrebbe correre maggiori rischi. È venuto a salutare e ha detto... Cioè, ha guardato nella stanza, io ero con un signore di Crotone, e mi ha detto, io sono il dottor Agnelli, e con un fare di umiltà, ma anche di... Ha detto, sono quello che dirige questa baracca. Io mi sono commossa, ho detto, che persone, ecco. E per quanto riguarda le altre situazioni, tu mi hai chiesto, ti parlo in assoluta franchezza, stamattina ho visto un video che scorre su Facebook di una ragazza di Roma che lavora a Milano e raccontava la sua storia. Cioè, questa ragazza è stata male, aveva la febbre, ammalata da metà marzo, nessuno le ha fatto un tampone. Io ho avuto il tampone a casa, me l'hanno fatto, ho saputo l'esito quando Federico mi è venuto a prendere, che era positivo, perché praticamente l'ha saputo mentre mi portava, ho detto guarda che è uscito positivo il tuo tampone, poi me ne hanno fatti altri a Pantalla, perché ovviamente per monitorare il percorso. Quindi una grande professionalità, sì. E grandi ricordi, insomma. No? Sì, anche cuore. E quando tu vedi gli altri che raccontano, che impressione ti fa? Allora, mi commuovo. Ho fatto amicizia con qualche persona che ha avuto il coronavirus altrove. Una signora, ce l'ho tra i contatti a Genova, mi ha risposto ieri mattina, ha accettato la richiesta d'amicizia. Lei è stata male, è stata ricoverata una settimana a Genova,
mi ha detto che adesso stava meglio, in recupero a casa, ma comunque anche lei aveva i sintomi che io prima avevo di più. Adesso parlo spedita da un 3-4 giorni. Prima avevo affanno, peso molto più presente. Ora è di sottofondo, c'è, c'ho qualcosa. Mi sono resa conto che, e questo è un virus che effettivamente non si conosce, cioè secondo me i tempi della ripresa, del recupero sono lunghi. Io sono quasi 14 giorni che sono via, quindi sto oro rispetto a prima, però secondo me qualche altro tempo ci vuole per recuperare, proprio per un discorso polmonare che, ecco, un po' ci vuole. Un po' ci vuole perché probabilmente nessuno sa quello che sta accadendo. Le telefonate che ti fanno sono quelle per costruire il caso clinico e per capire come evolve la malattia, perché anche loro non sanno se tu sei immune completamente, se tu in questo momento puoi infettare ancora tuo marito e tuo figlio, se puoi infettare me che volevo venire a farti l'intervista a casa. Quindi tu adesso che vita fai? Sei chiusa dentro casa? Allora ti faccio casa. Vedere se a te fa piacere. Questa è la mia camera da letto. Non è molto grande, è piccola, però praticamente rispetto ovviamente a Pantalla, dove sì, c'erano le comodità, nel senso che gli infermieri erano gentili, erano carini, cercavano di alleggerire il soggiorno più possibile, però era pur sempre un ospedale dove tu non hai nulla, se vuoi scrivere, cioè t'avvilisci. A casa è diverso. Io mi sono creata, non so se tu lo vedi, allora, un banchetto qui dietro, vicino al letto, dove è un carrello che una metà funge da zona pranzo e una metà io lo utilizzo per creare. Non so se si vede in fondo, adesso si magari vede, alzo un pochino. Si vede. C'è il mio guardaroba, c'è la finestra. Quando è uscito il sole sono andata un po' fuori, mi sono seduta e sono stata un po' al sole. Poi sono rientrata, questa è la mia toilettina, ecco la mia camera, mi sposto un po' di qua per farti vedere un po'. Questo è il mio spazio, dietro quella porta c'è il mio bagno personale. Ogni volta che vado in bagno comunque c'ho i prodotti disinfettanti che mio marito per fortuna è riuscito a comprare, quindi insomma, questo è un mio manichino dove c'è una mia opera. Dietro la porta, io vi chiedo scusa, ma gli artisti c'hanno i quadri dovunque, anche dietro le porte. Anche dietro le porte, perché insomma si E vede. Questo è il mio comò, dove c'è praticamente un dipinto che rappresenta l'ipervolare, quindi la mia fantasia che è qui. Quindi sto in questo angolo, in questa zona. Continuamente ci sono le telefonate giorno per giorno per sapere come stai, come evolve la malattia, eccetera, eccetera. Senti, adesso noi andiamo verso la chiusura di questa... di questa intervista, tu l'hai raccontata, così come in Umbria sono tanti quelli che possono raccontarla, perché mano a mano si sa, lui ce l'ha avuto, lui è stato in ospedale, lui è venuto fuori, eccetera, eccetera. Ora, se tu domani dovessi fare una tua performance per dipingere e per raccontare, che cosa racconteresti? Come lo racconteresti? Tu che mi hai sorpreso quando hai fatto la performance con gli artisti a torso nudo con il loro strumento, no? Per dire voglio fare qualcosa di particolare. Ma che cosa dipingeresti per raccontare questo coronavirus? Io ho già tutto in mente, Giampiero. Te lo dico in assoluta franchezza, questa è un'anteprima. Quando dal Silvestrini sono passata a Pantalla e ho visto che iniziavo a stare meglio, ce la facevo anche a stare seduta sul letto, quindi ho iniziato a elaborare mentalmente. Non avevo un'agenda, niente. Infatti a mio marito ho mandato anche delle misure che ho detto, mi raccomando, conservale. Cosa ho fatto? Ho fatto delle foto alle persone che mi hanno aiutato. Quindi ho fatto delle foto che trasformerò in opere e ho in mente proprio di fare un progetto che non sia in negativo, cioè non sia tanto sulla drammaticità del momento solo da un punto di vista della paura, dell'incubo. No, io cerco sempre di fare delle cose che abbiano, includano un messaggio di speranza o comunque di positività. Quindi la mia intenzione è di far capire che c'è stato, stiamo passando un periodo bruttissimo, difficile. Però sono usciti fuori degli aspetti che forse ultimamente si stavano perdendo, dell'umanità, della sensibilità, perché credimi che quelle persone che mi hanno aiutato, anche le infermiere che venivano, cioè non mi conoscevano, no? Però erano sorridenti, anche nel metterti l'ago, mi dispiace se le faccio male, cioè
sono delle cose che ti restano impresse. Un ragazzo che addirittura la mia compagna di stanza insieme a me per alcuni giorni a Pantalla era successo qualcosa, quindi ci arrivava sempre la stessa pietanza a pranzo e a cena per vari giorni. Allora si è dispiaciuto, a un certo punto ha detto: vi do, ci ha dato un panino con pane e capocollo che lui aveva, era la sua cena per la notte. Non faccio il nome perché lui lo andrebbe incontro, ma ha fatto un'azione che mi ha commosso. Cioè, ecco, lui doveva fare la notte tutto in braga, non ha neanche cenato per dare, diciamo, un pochino di sollievo. Ma sono delle cose che ti restano impresse, sono delle cose, cioè, sono sincera se ti dico che stare male ti apre gli occhi su tanti aspetti e sfaccettature della vita, no? Ti fa capire che delle persone che magari reputavi amiche, mi devi credere, hanno avuto un agire, un fare che mi ha tanto ferito. E ce ne sono state delle altre che sono stati come degli angeli, persone che mi hanno scritto anche se io non stavo bene, non ce la facevo manco a tenere il telefono in mano, ma telefonavano, scrivevano a mio marito, a mio figlio, per sapere come stavo, e poi hanno cercato in tutti i modi di mostrarmi affetto, quindi sia gli amici o conoscenti, sia quelli fuori. Quindi la mia intenzione è di fare qualcosa che faccia capire la professionalità delle persone che ho incontrato, ma soprattutto l'umanità. Quindi questo già ce l'ho in mente, aspetto soltanto che apra i negozi di belle arti, perché c'è in mente delle forme particolari che non sono riuscita a trovare al Nuovo Art Deco. Quindi, cioè. E allora facciamo così, che quando riapriranno i Sì. negozi per acquistare gli articoli di belle arti, Sì. sarò con te mentre dipingi e la racconteremo Sì. in una maniera migliore, perché gli Sì. strumenti non sono certo altamente belli, però il colore, le immagini Sì, e il pensiero avremo modo e occasione, cara Adele, con piacere. di E avrei metterlo piacere e che tu ci fissarlo. fossi poi in questa mostra che riuscirò a fare, ci metterò tempo, con un testo tuo, proprio sulla tua sensazione, dal di fuori, però quello che tu hai sentito, hai percepito e trasmetti. Promesso, giurin giurello. Grazie Adele, mi raccomando, andiamo forte. Grazie a te. Grazie a te Adele. Ogni giorno è un piccolo passo in avanti. Lo voglio dire a chi s'abbatte, perché qualcuno esce, qualcuno è rimasto ancora a Pantalla che stava con me, mi ha scritto stamattina, quel signore di Crotone che è stato molto male, gli hanno dovuto fare le due siringhe, e io gli ho detto: coraggio, dai che passa, un ultimo sforzo, dai che passa. Buona vita!